bisogna. Mi chiamo Francesco della Morte. Nome buffo, no? Ho anche pensato di farmelo cambiare all'anagrafe. Andrea della Morte sarebbe molto meglio, per esempio. Povero Gnaghi. Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari, tutti. Marito. Marito. A proposito, da quanto tempo è morto? Da 9 giorni. Ah, bene, allora. Ma che dice? No, volevo dire, condoglianze. Non ho alcun rispetto per il dolore. Io lo so come vanno queste cose. Con il tempo il dolore si attenua e... Non si attenua un cavolo. Era un uomo unico. Un amante formidabile. Meraviglioso. Instancabile. Era fantastico. C'è una cosa che non riesco a perdonarmi. Ti ho mentito. Non sono laureato in biologia. Nemmeno il liceo ho finito. Avrò letto sì e no 2 libri in tutta la mia vita. Uno. Non l'ho mai finito. E l'altro è l'elenco del telefono. Sei impazzito! Lo sai che è la mia lettura preferita! Gnaghi, anche se hanno portato quelli nuovi, perché i vecchi devono fare questa fine? È così che rispetti i classici? Falso allarme. Era solo un gatto vivo. È inutile che cerchi di aiutarmi. Non ci riesco io, figurati tu. Vedi, finire questo teschio è una delle cose più difficili del mondo. Senti, mi riporti a casa, per favore. Niente.